Ciao amici di bla bla bla, allora noi oggi ci troviamo qui a Rieti, finalmente gioco in casa, bla 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 è in trasferta oggi, stiamo qui allo stadio per assistere alla partita Rieti Cassino, perché bla 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 non si occupa soltanto di gossip, ma ci occupiamo un po' di tutto. Ecco, è proprio in questo momento ha segnato il Cassino, quindi stanno 1-1 adesso. Quindi io oggi la mia bla 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 ha portato fortuna, infatti, perché siamo arrivati e ecco, il Cassino ha segnato, quindi non possiamo che essere felici. Allora, noi siamo qui, stiamo seguendo la partita, dopo vedrete delle immagini e spero che vi piaccia e spero, insomma, che sia di vostro gradimento il tutto, perché noi pensiamo che sia carino, insomma, che bla 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 si occupi un po' di tutto, e oggi ci troviamo qui a Rieti per assistere alla partita Rieti Cassino. Allora, io vi do il mio solito bacio, noi registreremo le immagini, voi le vedrete e a dopo. Buona la possibilità, ed è il Cassino che pareggia, lo fa con Abreu. Abreu, al quindicesimo del secondo tempo, pareggio di Abreu Santos Leo, classe 98, proveniente dal Bari. Vicino a me è l'amico Gianni. Gianni, ciao, ci troviamo ai box dello stadio. Grazie. Ci troviamo ai box dello stadio qui di Rieti e a te la parola per darci un po' il Cassino con Rieti. Ci dai una... E allora, oggi chiaramente si gioca a casa della prima in classifica, l'impegno è notevole chiaramente. Il Rieti sta, non dico massacrando questo campionato, ma lo sta conquistando in maniera anche giusta, perché è la squadra più, diciamo, regolare, no, di tutto il campionato. Oggi la partita per il Cassino chiaramente è impegnativa, anche per vedere quanto vale questo Cassino, no? Certo. Anche in prospettiva nel futuro. Nel futuro. Quindi diciamo che è un risultato quello del Cassino che potrebbe tranquillamente darci la sicurezza di aver fatto e sta facendo un campionato alla grande. Per il Rieti ha l'obbligo di vincere, perché domenica scorsa purtroppo per sua disgrazia è incappato in una giornata storta a seguito di un infortunio dell'arbitro della gara Latina Rieti, e a 8 minuti dalla fine, diciamo quasi a partita conclusa, conduceva per una rete a zero. Chiaramente la partita verrà recuperata il prossimo mercoledì, e per il Rieti, insomma, diventa un impegno nuovo, perché l'aveva conclusa la partita, diciamo che l'aveva vinta, quindi oggi è costretto a vincere. Il Cassino sta qui, farà la sua gara tranquillamente, cercherà di fare bella figura, cercherà, certo, certo, di mostrare il meglio, diciamo, di questa squadra imbottita di tanti under. Beh, adesso senz'altro, io, siccome io giocavo a pallone, come ti ricordi, in prima categoria, in promozione, io vedo il Cassino, ho visto il Cassino molto giovane e so che ha preso una punta molto veloce, un ragazzo che praticamente l'altro giorno ci siamo sentiti. Questo ragazzo come si chiama? È Prisco, ma ha giocato in categoria, ha giocato con la Vastese, Frattamaggiore, quindi è un giocatore esperto. Però più che il gol si distingue perché dà una forte mano al centrocampo, certo. E quindi diciamo che si unisce a quello che è lo spirito di gruppo della squadra. È un bel giocatore, indubbiamente sta già dando, ha fatto un gol nelle prime tre partite con la maglia del Cassino, cercherà di dare il meglio anche per giocarsi la riconferma, chiaramente. E va bene, certamente bla 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 porterà fortuna al Cassino e penso che Prisco farà un gol. A dopo, everybody eventually together. Era quello che volevamo ottenere dall'inizio, sì. Devo fare i complimenti ai ragazzi, perché comunque non era facile battere Rieti, che ha fatto in modo in tutto questo campionato di tenere sempre una posizione
secondo le nostre ambizioni. Oggi c'era un Cassino ben messo in campo che comunque non voleva fare in modo di darci tutti gli spazi, però i ragazzi, sono stati molto molto bravi. Sì, abbiamo visto, il Cassino anche ha giocato molto bene, voi siete primi in classifica, chi incontrerete la prossima volta? Adesso riposiamo perché comunque hanno speso tantissimo e poi giocheremo sabato in anticipo contro il Latte Dolce. Sempre qui a Rieti? No, andiamo in trasferta. Andate in trasferta. Allora mister, io non posso che farle i miei complimenti, sempre forza Rieti. Grazie. E continuate così. Grazie mille. È qui con noi l'allenatore del Cassino, Urbano, intanto buonasera e grazie per essere qui con noi. Buonasera a lei. Vi do anche una piccola così notiziola, è anche parente a Gianni Testa, il mio regista, quindi... che non so se è un pregio. Questo non lo so. Allora, torniamo a noi. Siamo qui allo stadio Scopigno di Rieti. Insomma, voi avete giocato veramente bene. Forse non meritavate di perdere. Noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare contro una squadra forte che sta dominando in campionato. Sì, beh. Loro sono primi in classifica. Sì, sì, hanno grandissima qualità, sono un'ottima organizzazione di gioco. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Alcuni episodi purtroppo dove non siamo stati bravi noi a gestire certe situazioni ci hanno condannato. Sì. Però contro queste squadre devi sbagliare il minimo possibile, come sbagli mezza volta ti castigano. Infatti abbiamo visto, purtroppo questa è un po' la regola del gioco, del calcio, no? È sì, così. Senz'altro. Come sbagli subito, tac, sono pronti subito gli avversari, insomma, a girare questa cosa a loro favore. Quale squadra incontrerete prossimamente? Anticiperemo sabato prossimo, andremo a giocare a Latina perché poi hanno il turno infrasettimanale, recupero con il Rieti. Sì. E adesso dobbiamo recuperare un po' di forze perché oggi il campo era pesante e da martedì ci metteremo sotto a pensare al prossimo turno. Allora, io mister le faccio i miei auguri, anche Gianni Testa le fa gli auguri. Grazie. A lei e a tutti i ragazzi ovviamente, e forza Cassino. Scotto, centravanti del Rieti, tanto ciao e complimenti. Grazie, complimenti anche al Cassino, perché comunque si dimostra una squadra sempre tosta e non a caso merita i playoff secondo me. Bravo, è vero, ha giocato molto bene il Cassino e non meritava. Voi certo alcuni sbagli non glieli avete perdonati. No, beh, sicuramente loro hanno fatto una partita un po' più guardinga, diciamo, noi giustamente in casa dovevamo far bene, cercare di tenere il primo posto e gli altri dietro e siamo stati bravi a farlo, ma nonostante questo abbiamo giocato contro un ottimo Cassino secondo me. Sono d'accordo anch'io. Senti, io ti ringrazio e ti faccio ancora i miei complimenti a te e a tutta la squadra e in bocca al lupo per l'intero campionato, visto che già siete primi. Grazie e in bocca al lupo anche a voi di Cassino. Grazie. Al 45esimo su calcio di rigore? Sì, un calcio di rigore secondo me inesistente, anche se noi siamo di qua per fare una partita di contenimento, sapendo le qualità e del Rieti. Quindi noi abbiamo fatto la nostra partita, mi dispiace solo per questo rigore che si è inventato un rigore proprio che non esisteva proprio, insomma, ecco. Comunque dobbiamo dire che in tutto il primo tempo il Cassino non ha mai tirato in porta. No, il Cassino non ha mai tirato in porta, infatti siamo venuti qua a fare la nostra partita senza prendere gol in contropiede, insomma una partita di contenimento stiamo facendo, però anche Rieti non è che ha fatto grossi rimporta. In questo secondo tempo che Cassino vedremo? Vedremo un Cassino che cercherà di riaddrizzare questa partita, ma la vedo difficile. Calcio d'angolo a favore del Rieti, già battuto, Ispas a centro, sventa Brunetti, palla che va direttamente in fallo laterale a favore del Rieti. Battuto il fallo laterale, palla che si perde in fallo di fondo, sarà Luca Della Pietra a rimettere in gioco. Battuto cross al centro, sventa Brunetti, di testa poi ricamato, ancora il gioco comandato dal Rieti, cross al centro, Brunetti di testa libera,
ancora in Rieti, dal vertice dell'area del Cassino. Cross a centro, c'è un fallo ai danni di D'Alessandro. Noi stiamo facendo un attimo di break perché siamo appena usciti dal campo sportivo qui lo Scopigno di Rieti e ci siamo spostati qui nella Piana Ariatina, bellissima zona, Cascina Boarecchia, un centro sportivo di equitazione. E vedi, inquadrate Gianni? Guarda, sta facendo merendina. Volete favorire? Volete favorire? Gianni fa merenda. Stiamo facendo questo piccolo break. Piccolo break ci sta bene, ci vuole, il mio regista. Stiamo facendo freddo. Un break. A Rieti, ma fa freddo, fa freddissimo oggi. Te le aspettavi queste temperature a Rieti? No, tu stai sempre a Cassino. Io ho problemi, quindi a Cassino è un po' umido, ma freddo così. Però è un freddo secco, Roberta. È un freddo. Guarda che ti mantiene bene questo freddo. Vedi, ti mantiene in forma, asciutto, così. Sì, adesso stiamo facendo questo piccolo break perché ci troviamo qui dove c'è una scuola di equitazione. Stiamo con break perché chi c'è qui? Qui oggi io non potevo lasciarmelo sfuggire. C'è il campione italiano. E quindi Gianni dovevamo vedere. Lui è campione italiano senior, sta qui, sta qui e noi non potevamo lasciarcelo sfuggire. Quindi noi dopo il break, i ragazzi già sono pronti, anche lui, andiamo lì, lo intervistiamo. È per voi, per voi, per bla bla bla. Dopo. A dopo allora, noi finiamo il nostro caffè. Vicino a me c'è Gianmarco Fabbri. Ciao intanto Gianmarco. Ciao, buonasera a tutti. Lui è campione italiano senior, giusto? Dico sì, bene, ma sì, non voglio sbagliare, quindi. Campione italiano senior primo grado, primo sì, esatto. Grado. Perfetto, allora fino qua ci siamo. Quindi ha conseguito questo importante, direi, traguardo per te, vero Gianmarco? Sì, diciamo che si corona il sogno dell'impegno messo in uno sport così bello, in una passione che ti coinvolge a 360 gradi la tua vita, sì. Quindi ti prende da quando sei ragazzino. Io ho iniziato a 13 anni. Quindi tu hai iniziato molto presto a montare. Sì, ho iniziato molto presto, che poi tra l'altro questo è stato pure uno sport cioè nel senso di ripiego, perché io prima sciavo, poi mi sono fatto male per un infortunio, ho trovato il cavallo, mi ha aiutato e
si è rivelata una grande passione. La passione giusta, lo sport giusto. E... quindi vedi, non tutti i mali vengono per nuocere. Esatto, se tu non ti fossi infortunato lì con lo sci, vedi, non saresti diventato campione italiano. Verissimo, verissimo. Senti, allora, quante ore ti alleni tu? Quanto tempo dedichi della tua vita a questo sport? Beh, diciamo che questo sport è la vita. Quindi per un ragazzo che fa questo sport è fondamentale stare tutti i giorni a cavallo, tutto il giorno, per creare quel rapporto di simbiosi con il cavallo che è l'atleta effettivo di questo sport. Sì, si deve creare un legame indissolubile, perché durante la competizione sportiva ci deve essere una fiducia reciproca. Sì, soprattutto sì. Quando si saltano quegli ostacoli così grandi, bisogna conoscere e bisogna essere padroni del mezzo che si ha. Certo. Senti, e tu ora hai trovato finalmente il cavallo giusto? Quanti cavalli hai cambiato prima di trovare lui? Beh, diciamo che ho iniziato con un cavallo più anziano, sì. Un puro sangue. Poi ho cambiato un altro cavallo che era un sella italiano, sì. È stato progressivo e poi per caso ho visto questo cavallo in una manifestazione sportiva, me ne sono innamorato, ho detto secondo me questo è il cavallo giusto. Molto esuberante, però come piace a me, molto forte, molto di carattere. E si è rivelato un atleta. Diciamolo, come si chiama lui? Lui si chiama Ottimo e di nome è Di Fatto. Io lo conosco, è davvero, come dice Gianmarco, bellissimo cavallo, bellissimo esemplare. E Gianmarco, insomma, lo sa, badi molto bene a lui, insomma, chi meglio di te? Sì, diciamo che lui... abbiamo creato subito un rapporto di simbiosi, di legame quasi fraterno. Sì. Passo la maggior parte del mio tempo proprio di vita con il mio cavallo e devo dire che tutto il tempo che gli ho dedicato, tutti i sacrifici che ho riposto in questa disciplina finalmente si stanno vedendo realizzati piano piano. Certo. Quali sono i tuoi obiettivi futuri? Beh, diciamo con il conseguimento del titolo italiano primo grado, mm-hmm. È arrivato subito dopo il conseguimento del secondo grado, sì. Quindi categorie più importanti, categorie più alte, e questo non è che la conferma che io sto riponendo le mie aspettative e comunque sia la mia passione mi ripaga appieno. Certo. E sono veramente felice di questo. E questo si vede e questo ci fa piacere, la tua felicità. Senti, ma tu frequenti il circolo ippico Cascina Boalecchia, che ha insomma un notevole istruttore, Enrico Tozzi. Esatto, io frequento il circolo ippico Cascina Boalecchia, l'istruttore è Enrico Tozzi, sì. E devo ringraziare molto il mio istruttore, perché oltre ad essere un amico, un confidente, sì. A capire le problematiche di tutti i ragazzi che stanno all'interno della scuderia, riesce a trovare il piano di allenamento per ogni singolo ragazzo, e è un istruttore alla costante ricerca della perfezione e del miglioramento, tant'è che si tiene sempre informato e trova sempre metodi nuovi di allenamento. C'è sempre un cambiamento, c'è sempre un'evoluzione, sì, 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 nell'insegnamento e nella professione che lui fa, veramente, sì. Forte, è il migliore. Beh, lui è sempre aggiornato, è molto aggiornato, Enrico. E poi, come dicevi giustamente tu, Enrico non è solo l'istruttore. Esatto. Enrico è l'istruttore quando insomma ci si allena, quando si sta in campo, e quindi ci vuole disciplina. Però Enrico è anche un caro amico, una persona, sì. Che non sa dire mai di no. Esatto. Vero? Esatto, fuori dal campo è un leader. Per i ragazzi più piccoli è un padre, per i ragazzi, sì. Più grandi è un fratello, è una persona che capisce le tematiche e le problematiche delle persone e ti aiuta a risolverle, soprattutto in uno sport così difficile come quello dell'equitazione, che non basta l'allenamento ma serve anche la condizione fisica e psicologica, sì. Soprattutto durante la prestazione sportiva. È vero. Senti, in questo periodo qui c'è anche un campo coperto, quindi, sì. Voi vi allenate? Sì, esatto. Il fatto che ci sia un campo coperto all'interno della struttura è molto importante per sì. Noi atleti, che comunque sia ci alleniamo tutti i giorni, sì. E soprattutto nella stagione invernale, comunque sia il territorio di Rieti è soggetto sempre a piogge, vento, è freddo, avere la possibilità di potersi allenare in un campo coperto e quindi non stare sotto le intemperie, questo ci permette di avere anche un calendario gare invernale e il cavallo è sempre allenato. Prossima gara dove andrete? Prossima gara credo che siamo proiettati verso il panorama di Roma Fiera, che è un concorso, sì. Bello iniziare comunque sia con un concorso del genere, già importante come quello di Fiera di Roma, al coperto, è una manifestazione davvero bella. Intanto ciao carissima. Ciao, buonasera a tutti, buonasera anche a te. Grazie cara. Senti, allora, anche tu hai iniziato a montare da piccolina? Sì, io ho montato per la prima volta a 5 anni.
e mi sono subito appassionata e la mia passione si è protratta fino ad ora e spero non finisca mai. Beh, diciamo che chi ha questa passione dei cavalli, no, tutti quanti mi dicono che proprio dopo è una cosa troppo grande, proprio non ce la fai, proprio è una passione che dura in eterno, diciamo, sì, così. È vero. Assolutamente inevitabile. Inevitabile. Senti, quante ore ti alleni? Quanto tempo dedichi della tua giornata al cavallo? Allora, io mi alleno tutti i giorni e siamo in scuderia più o meno 2-3 ore al giorno, perché il cavallo comunque necessita di cure, oltre all'attività sportiva in sé ovviamente, quindi dedichiamo molto tempo alla cura dell'animale. Vero, porta via tantissimo tempo, vero? Perché non è solo montare a cavallo, ma prima del montare a cavallo c'è tutta una preparazione, no? Il cavallo deve essere spazzolato, insomma. Certamente, bisogna dedicargli il giusto tempo e le giuste cure affinché tutto funzioni. È vero. Senti, tu finora, diciamo, quali sono stati i risultati che hai raggiunto? Allora, quest'anno abbiamo avuto diverse selezioni, è stato un anno piuttosto impegnativo. E nel 2016 ho fatto seconda a un campionato italiano con la mia cavalla, che adesso, diciamo, spero continui a saltare bene come ha fatto finora. E spero bene anche per la prossima stagione, 2018. Cascina Boalecchia, e mi trovo qui con l'istruttore Enrico Tozzi, perché come vi abbiamo detto, bla 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 non è solo gossip, cronaca rosa, ma noi ci occupiamo un po' di tutto e oggi ci stiamo occupando di sport. Allora, ciao Enrico. Salve. Salve a tutti. Ciao, ben trovato. Allora Enrico, tu sei innanzitutto un bravissimo cavaliere. Da tanti anni Enrico Tozzi monta a cavallo, ha raggiunto tantissimi risultati importanti anche a livello nazionale. Ma lui è anche l'istruttore che tutti cercano e che tutti vogliono. È vero Enrico? Che presentazione, grazie. Grazie mille. Sì, più che altro non volevo parlare di me, ma della scuola in generale, della mia scuola di equitazione, dei ragazzi, sì, che quest'anno hanno ottenuto dei risultati strepitosi. Abbiamo lavorato molto, i cavalli hanno risposto benissimo, abbiamo anche avuto un risultato, un tricolore, vari piazzamenti a livello nazionale. Sono stato molto soddisfatto dell'anno passato, del 2017, ma adesso sto organizzando il nuovo anno e spero di ottenere ancora più successi. Enrico, quali sono gli obiettivi per il 2018? Vorrei lavorare su dei passaggi di categoria su alcuni allievi, sono dei passaggi importanti. Alcuni atleti hanno un ultimo anno che gli spetta una difficoltà maggiore, perché avranno un passaggio di categoria addirittura tra juniores e seniores, e quindi diventerà difficile questa fase. Cercheremo di spingere al massimo i nostri amici quadrupedi, gli chiederemo tutto ciò che... Il massimo, come il massimo, sempre, sì, esatto. E loro però lo danno sempre. Sì, sì, sono veramente fenomenali. Senti Enrico, allora io so che tu in questo bellissimo, innanzitutto è un bellissimo centro, ora peccato che è notte, non possiamo fare delle immagini così esterne, però vi assicuro che è davvero bello. Però io so che tu in questo centro fai tantissime iniziative. Sì, lavoriamo su tantissimi fronti, sempre con i cavalli in primo piano, però i cavalli sono la nostra passione in comune. Poi in realtà organizziamo serate, siamo tutti insieme, passeggiate, quindi il cavallo è il centro del nostro mondo, ma con sfumature molto varie. Grazie mille a tutti, grazie per la visione e a presto. Grazie, ciao.